credo che fondamentalmente quando noi parliamo di innovazione ci dovremmo concentrare proprio sul tema della organizzazione. Vengo ad alcuni degli spunti di discussione. Il tema delle best practice, certo, io credo che di sperimentazioni, di applicazioni, ce ne sono stati molti in tutte le regioni, estremamente importanti. Credo che sia fondamentale il ruolo delle regioni nel coordinare, nel selezionare le cose più valide e portarle a regime, portarle a programmazione. Bisogna lasciare spazio alle regioni, ciò di cui abbiamo bisogno può essere una cornice minima. Fondamentalmente abbiamo bisogno di un glossario che ci permetta di capire e di confrontare le cose che le singole regioni, i singoli sistemi regionali fanno. Quello dell'accreditamento è uno strumento potentissimo che abbiamo a disposizione per gestire, per promuovere, per favorire l'innovazione dal punto di vista soprattutto organizzativo nonché tecnologico. Ecco, non credo ci sia che necessitino delle regole univoche. Bisogna lasciare spazio, dicevo, alla regione nel definire quelle che sono le necessità e quelle che sono le possibilità che può esplicare. Quindi gli standard vanno definiti sulla dimensione regionale, certamente una cornice dei livelli minimi di carattere generale possono essere necessari.